esempio, non so, sfruttare maggiormente il porto turistico come il Premio Re Manfredi, oppure non vi era la possibilità come bacino di utenza? Io penso che il bacino di utenza, insomma, se ci basiamo su quelli che sono, diciamo, le utenze degli scorsi anni, sappiamo insomma che da un punto di vista proprio di sicurezza, no, di ordine pubblico, non è possibile una cosa del genere, insomma. Non è semplice, diciamo, fare un evento, diciamo, del genere, no? Bisogna tener conto di tante cose. Immagino che la conferenza di servizi è ancora in essere, dove si sono confrontati dalle forze dell'ordine, vigili del fuoco, ufficio tecnico, manutenzione, cioè ogni persona, capitaneria di porto, c'è autorità portuale, ci sono molteplici soggetti, insomma, che adesso stanno discutendo e vedono quelle che sono tutte, diciamo, le norme sia di ordine pubblico che di sicurezza, insomma, perché qui bisogna pensare al servizio più sicuro e più logisticamente, diciamo, migliore per la città e il cittadino e per colui che viene, che si troverà in quel giorno a venire a Manfredonia, perché verrà un sacco di gente da fuori. Quindi bisogna cercare di dare il massimo servizio, quindi bisogna pensare anche ai collegamenti esterni, insomma. Questo dobbiamo anche limitare moltissimo i rischi, perché certo, la pista deve essere una festa. Dobbiamo rischiare, se c'è un minimo rischio, meglio evitarlo, francamente. Ci sono altre domande?